l'audace Cerignola scende in campo per il sociale. È stata una serata indimenticabile per i ragazzi della cooperativa sociale Superando e dell'associazione Superamento Handicap di Cerignola. Ospiti del Greco Hotel, i ragazzi delle due importanti realtà sociali della città hanno realizzato un sogno, quello di incontrare la propria squadra del cuore. Allora, tutta questa iniziativa nasce da un tuo post su Instagram e poi cos'è successo? L'ha vista Nicola e poi ce l'hanno detto a Nicola Greco, che è il presidente dell'audacia. E nasce questa serata dove... E nasce questa serata per stare un po' insieme. È un bel momento dell'associazione Superamento Handicap e della cooperativa che in maniera del tutto bella, nobile, da un semplice desiderio voluto da un utente dell'associazione scritta in maniera volontaria che Vito sui social che è Instagram o Facebook è stata accolta da un socio dell'associazione della cooperativa che ha organizzato e ha messo a disposizione il Verve Restaurant di Greco Hotel e ora si realizza questo sogno, l'audace che ora va incontro al sociale, è un bel desiderio giusto per scambiare sorrisi, abbracci, stare insieme. Selfie, sorrisi, abbracci, autografi e spensieratezza. Il sogno di questi ragazzi si è realizzato grazie alla sensibilità del presidente gialloblu Nicola Greco. È un momento difficile pure per parlare per me, perché in questo momento non si parla di calcio ma della sensibilità, che noi comunque ci teniamo alla nostra terra, ci teniamo ai nostri ragazzi. E per noi oggi è una grande soddisfazione avere tutti questi bambini qua e devo dire che sono molto contento di sta cosa e sono molto sensibile e rimaniamo sensibili a queste iniziative. Io spero che la città di Cerignola e tutto il paese abbracci queste iniziative che, ripeto, non sono in questo momento non parliamo di calcio ma parliamo di unione della città di Cerignola. Presente per l'occasione anche il vice sindaco ed assessore alle politiche sociali del comune di Cerignola, Rino Pezzano, il quale non ha mancato di evidenziare il forte legame tra l'audace ed il tessuto sociale della città. Certo, stasera è una bella serata per la nostra città, sociale e sport si uniscono in questa splendida location. Il campionato dell'audace sta entrando nelle fasi conclusive, fasi determinanti per la vittoria di questo campionato, ormai ci crediamo tutti, il sociale oltre a tutta la città di Cerignola è a sostegno dell'audace.